far risparmiare soldi dei cittadini italiani, il governo si sta prestando a salvare gli amministratori all'interno delle partecipate che per nome e per conto dei politici hanno rubato i soldi dei cittadini italiani. Il Onorevole, governo scusi, si sta prestando, mi lasci finire, onorevole Francaro, Presidente. lei ascolti me, poi finisce. Lei ha Sì, ma fatto un intervento. prima Lei ascolti ascolti lei perché me, non sta poi mi facendo. Onorevole risponderà. Francaro, lei mi ascolti, le spiego perché la sto interrompendo. Se lei fa un intervento sull'ordine dei lavori, deve riguardare l'ordine dei lavori. Siccome siamo a metà dell'intervento e non ha ancora fatto una richiesta formale, io sto già facendo un'eccezione. La pregherei di inserire nel tempo che le rimane qual è la ragione per cui intende intervenire sull'ordine dei lavori, se no è un intervento politico che si fa a fine seduta. Grazie. Non è assolutamente un intervento politico, perché il problema è che domani gli amministratori di queste società partecipate, e qui Presidente lei è chiamato in causa, perché in questo modo i politici si puliranno la faccia. Adesso in campagna elettorale, pensi solo alle partecipate di Roma, cosa succederà in questi giorni? Quanti amministratori nominati dal suo partito verranno salvati con questo decreto attuativo? Quindi chiediamo che venga immediatamente a riferire in aula il ministro Madia per rispondere di fronte agli italiani di questo ennesimo scandalo del governo Renzi. Grazie. Grazie a lei, era esattamente quello che le chiedevo, onorevole Fraccaro. Onorevole Palese, prego. Immagino sul medesimo argomento. Presidente, sul medesimo argomento, dalle notizie di stampa viene riportato questo. Cioè, riteniamoci che anche nel passato è stato fatto qualche tentativo e che poi dopo il Presidente della Repubblica, all'epoca il Presidente Napolitano, pretese addirittura, cioè, su una legge finanziaria, che ci fosse la contestuale abrogazione di una norma, cioè, similare che sostanzialmente toglieva la competenza o riduceva il tempo, cioè, di intervento della Corte dei Conti, cioè, su atti di giunta o quant'altro. Nella fattispecie, quello non c'è solo il fatto di togliere via la competenza delle Corte dei Conti, ma addirittura c'è la possibilità e la cancellazione di un eventuale possibile danno erariale. Il danno potrebbe essere, cioè, chiesto solamente dalle società stesse, dagli stessi, quindi completamente una norma, cioè, che va in controtendenza e contro le tasche dei cittadini se dovesse essere fatta una cosa del genere. Ritengo, cioè, che sulla situazione delle partecipate debba rimanere una piena,